Nei tutorial precedenti abbiamo visto come installare Elasticsearch tramite Ansible, poi abbiamo installato Kibana sempre tramite Ansible. Prima di vedere appunto Kibana lavorare insieme ad Elasticsearch, abbiamo bisogno di inserire in Elasticsearch dei dati. Siccome l'obiettivo finale di questi tutorial è quello di visualizzare i dati del coronavirus in Italia, utilizzeremo un JSON fornito dalla Protezione Civile, che lo trovate qua nel loro GitHub. Su GitHub, dopo comunque vi metterò il link in descrizione. Qua abbiamo un JSON con i dati delle regioni. Prima di indicizzarlo, però, lo indicizzeremo utilizzando uno script Python che invierà questi dati a Elasticsearch. Prima di farlo, però, vi spiego un attimo come è strutturato Elasticsearch, in modo che così possiate capire meglio poi il funzionamento dello script, eccetera. Allora, abbiamo detto questo dato così com'è non va bene perché Elasticsearch ha bisogno di una formattazione apposita, ovvero una formattazione in cui venga indicato l'indice, l'index, che è un paragone un po' semplificato, però possiamo chiamarlo, diciamo, il nome del database, anche se in realtà non si sta trattando di un database. Però per farla semplice, facciamo finta che sia il nome del database e appunto un ID appunto per ogni dato che viene inserito. E quindi dobbiamo appunto andare a strutturare il nostro JSON in questo modo, ovvero il dato che inviamo a Elasticsearch del JSON in questo modo. Non è molto complicato farlo. Allora, come prima cosa dobbiamo creare una cartella nel nostro una cartella appunto dove creare il nostro script. Okay. Io la vado a creare qui, quindi faccio un mkdir data elastic, potete chiamarlo come volete ovviamente. Una volta qui creiamo un virtualenv dove inserire meno p, dove inserire appunto le librerie di Python che ci servono in modo da isolarle dal nostro sistema. Python 3, io uso Python 3 ma potete usare benissimo Python 2, insomma come volete. E chiamiamo il nostro ambiente env, attiviamo il nostro ambiente, quindi source env bin activate, il nostro ambiente attivo. Ora andiamo a creare un file requirements in cui mettiamo i nostri dati, in cui dichiariamo appunto i pacchetti di Python che ci servono. Ok, qua abbiamo la cartella del nostro progetto aperta. Creiamo un file chiamato requirements.txt. E qua andiamo a mettere appunto i packages che ci servono, che sono appunto Elasticsearch e il packages request. Una volta fatto, lo salviamo, lanciamo il comando pip3 o pip se state usando senza il 3, se state usando Python 2.2. Install -r requirements.txt. Ok, qua abbiamo salvato i nostri abbiamo creato appunto i nostri abbiamo installato i nostri pacchetti. Creiamo un file dove andremo a mettere appunto il nostro codice che poi andremo a programmare. Potete chiamarlo come volete, io lo chiamo main.py, ma ripeto, come volete. Però questo lo andiamo a compilare dopo perché dobbiamo anche salvarci il JSON, quindi allora il JSON lo trovate qui sul repository della Protezione Civile. Vi metterò il link in descrizione. Comunque, COVID-19, dati JSON, e poi cominciamo con questo qua delle regioni, che è quello più leggero, più semplice da utilizzare. Però ora io ve lo sto facendo vedere con questo dato JSON, ma potete usare qualsiasi file JSON che volete. Io sto usando questo solo perché, diciamo, il coronavirus è oggi la cosa più trending
tristemente più interessante da analizzare con Kibana. E però potete, come ho detto, utilizzare qualsiasi JSON ritenete utile per il vostro progetto. Il metodo più o meno è sempre quello che vedrete qui. Ah, quindi lo andiamo a copiare nella nostra cartella. Ok, quindi qua abbiamo salvato il nostro file JSON e quindi ora possiamo andare a compilare il nostro codice. Quindi per prima cosa andiamo a importare le librerie che ci servono. Librerie che ci servono, quindi dobbiamo importare request JSON e OS, quindi import request JSON virgola OS. Poi dobbiamo importare Elasticsearch, quindi from Elasticsearch import Elasticsearch. Una volta fatto, andiamo appunto a collegarci al nostro Elasticsearch, quindi res uguale requests con la s finale punto get aperte aperta tonda, e qua dentro andiamo a mettere l'indirizzo appunto su cui possiamo raggiungere Elasticsearch. Nel mio caso è http:// 192.168.56.1 2.9200. Quindi una volta che abbiamo fatto questo, stampiamo un print per vedere appunto se il nostro server è attivo e raggiungibile. Una volta fatto questo, andiamo a creare la nostra connessione Elasticsearch, quindi es uguale Elasticsearch, aperta quadra, aperta tonda, poi una quadra, e nella quadra poi mettiamo una graffa, quindi tonda, quadra, graffa, apici, host. Fuori dagli apici mettiamo i due punti, poi mettiamo di nuovo gli apici, mettiamo il pp della nostra macchina, 2.168.56.1, virgola. Andiamo a dichiarare la porta, quindi port, due punti, e andiamo a mettere 9200. Una volta fatto questo, creiamo una variabile chiamata id uguale 1, che poi andremo appunto in loop ad aumentare in modo sequenziale per creare appunto l'id di indicizzazione dei dati all'interno dell'Elasticsearch. Poi facciamo un with open e andiamo ad aprire il nostro file JSON, a leggere il nostro file JSON. Dentro gli apici copiamo il nome appunto del nostro file, nel mio caso questo qui, punto JSON, e poi facciamo has JSON, due punti, oh no, aspetta, facciamo JSON data, due punti, e qua all'interno facciamo un data uguale JSON punto load aperta tonda JSON data. Poi quindi data uguale JSON.load JSON data, e ora possiamo andare in loop, quindi for dat in data, ora possiamo fare for d in data, due punti, e andiamo
andiamo a stampare un attimo il nostro dato per vedere appunto che sia corretto. Quindi possiamo fare print json.dumps di, e poi qua sotto possiamo andare appunto a creare il nostro indice, ovvero in Elasticsearch, quindi IES.index, ES che abbiamo dichiarato qui appunto, punto index, quindi facciamo index uguale e andiamo a dare un nome al nostro indice, che come ho detto prima possiamo paragonare a un database, anche se non è proprio così per i puristi di Elasticsearch. Ah, stanno male a sentirmi dire questo, però per intenderci. È il nome appunto del nostro archivio. Possiamo chiamarlo come vogliamo, io lo chiamerò provincia. Dopo facciamo un doc type uguale, diciamo il tipo di documento che vogliamo, generated. E ora gli diciamo appunto l'id, che deve essere uguale a id. Quindi appunto questo id che si autoincrementa, appunto glielo passiamo come indicatore dell'indice. Poi facciamo un virgola e ora gli passiamo il body, ovvero i dati che abbiamo nel JSON. Quindi JSON, scusate, body uguale JSON.dump di ora andiamo ad incrementare appunto il nostro ID, perché ovviamente non può rimanere sempre uno, ma deve sequenzialmente aumentare. Quindi ID più uguale 1, e con questo dovremo avere fatto il nostro script. Quindi per intenderci quello che abbiamo fatto è, aspettate che vedo se trovo una struttura da incollarvi, da farvi vedere. Allora, praticamente con, aspettate che vi copio questa struttura. Ok. La incolliamo qua un attimo, dopo la cancelliamo. Quindi l'indice, questo è ad esempio un esempio di un indice in Elasticsearch. Qui abbiamo l'indice movie, e noi l'abbiamo creato qui appunto, nel nostro caso sarà provincia. Type movie, noi l'abbiamo chiamato generated. Qua abbiamo l'id che noi l'abbiamo creato qui, quindi il primo sarà 1. E poi a seguire ci sarà tutto il resto. E poi appunto qua all'interno abbiamo appunto il nostro indice, abbiamo i punti dati, il body. Come vedete, questo è il body che stiamo andando a creare, che ovvero sarebbe, okay. L'id qua sarebbe appunto 1, dopo si incrementerà a seguire, e questo è il body, quindi sarebbe praticamente questi dati qui. Spero di essere stato chiaro. Ovviamente questo JSON non è questa impostazione non è perfetta, è solo un copia e incolla veloce per farvi capire appunto a cosa abbiamo fatto con questo script. E quindi niente, in questo modo dovremmo riuscire a indicizzare i dati nella Elasticsearch. Ora quindi proviamo appunto a farlo. Per prima cosa vediamo che la Elasticsearch sia attivo, quindi ci colleghiamo ai nostri IP 192.168.56.1.2.9002. Appunto sembra rispondere. Ora andiamo un attimo a vedere tramite questo indirizzo, underscore cat underscore indices, gli indici che abbiamo presenti nel nostro
nel nostro punto Elasticsearch, vabbè, nel mio caso ce ne sono già due, test data e myindex, perché sono delle prove che avevo fatto prima. E quindi ok, ora proviamo a lanciare il nostro script. Per farlo facciamo un Python 3 o semplicemente Python. Se avete utilizzato Python 2, main.py, e qua ci dà errore no root to host. Ci dà errore perché qua ho messo 3 invece di 2, quindi 192.168.56.1. Lanciamolo. Ok, come vedete ora sta indicizzando. Ma come vedete sono un mucchio di dati. Ok, dovrebbe aver finito. Quindi andiamo un attimo qui. Facciamo un aggiorna indici. E come vedete è apparso l'indice provincia, ora lo da yellow perché si vede che deve ancora finire di elaborarlo. Andiamo un attimo a vedere. Comunque, ora se vogliamo vedere il nostro indice ci basta togliere cat indices e qua mettere provincia, appunto il nome del nostro indice. Come vedete ci è apparso qualcosa. Se vogliamo vederlo meglio, qua dopo provincia possiamo mettere un punto di domanda pretty che dovrebbe abbellircelo. E qua appunto ci esce la struttura del nostro indice. Se invece vogliamo vedere i dati, come vedete qua vedete solo la struttura, ma non vediamo i dati. Per farlo dobbiamo mettere il comando search, quindi province slash search, vediamo. No, scusate. Ah ok, scusatemi, search con l'underscore prima, quindi slash province underscore search. Qua come vedete abbiamo i nostri dati, se volete vederli diciamo in un modo più leggibile vi basta mettere appunto punto di domanda pretty, e come vedete ora ce li ha stampati appunto in un modo più visibile. Quindi ora i nostri dati sono indicizzati e non ci resta che visualizzarli dentro Kibana, però magari prima di farlo possiamo provare a creare delle piccole query tramite script per vedere appunto proprio le basi di Elasticsearch dopo andare a operare all'interno di Kibana e di visualizzarli anche appunto tramite grafici, eccetera. Query appunto in Elasticsearch, prima di farlo però dobbiamo andare a dare un'aggiustatina perché noi abbiamo indicizzato il file regioni, ma l'abbiamo indicizzato come provincia, quindi qua dobbiamo andare con il nostro index a appunto cambiare di nome all'indice in regioni, lanciare appunto il nostro comando main Python 3 main e indicizzarlo nel modo corretto. Allora scusate, io devo far partire la ambiente virtuale, active, quindi Python 3 main, ora appunto sta andando ad indicizzare il nostro indice, perché vi ripeto prima l'avevamo indicizzato come provincia, in realtà stiamo parlando delle regioni. Ora andiamo a vedere se lo ha indicizzato, quindi 192 cat indices. Come vedete qua abbiamo province che avevamo creato prima, ora abbiamo creato regioni. Come vedete contiene 756 elementi. E quindi ok. Ora appunto abbiamo detto query. Ah, aspettate, la seconda cosa che voglio farvi vedere è che quando andiamo su regioni,
Regioni slash search. Ok, come mettiamogli, abbiamo visto prima, per vederlo diciamo in modo più gradevole dobbiamo mettergli pretty. Come vedete ci dice che abbiamo all'interno 756 elementi, dati, ma noi qua ne visualizziamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perché di default appunto Elasticsearch ve ne fa vedere 10 per incrementare il metodo, scusate il metodo, per incrementare la quantità. Basta andare qui e mettere size, size uguale a, facciamo 756 se vogliamo vederli tutti, and pretty, e ora come vedete il file è diventato molto molto lungo perché appunto abbiamo tutti e 756 gli elementi. Diciamo questo è il primo metodo per fare diciamo una semplice verifica dei dati. Poi le query invece, ora io me ne sono preparate qui alcune. Il metodo più semplice per testarlo attraverso appunto questi comandi curl, quindi cominciamo con il dirgli che vogliamo vedere solo i dati della Lombardia. Lanciamo il nostro curl. Ops, scusate. Vi faccio vedere un'altra struttura. Curl-h, qua aperte virgolette, content type application slash json, chiuse virgolette, meno xget, qua appunto mettete la chiamata al server in cui si trova Elasticsearch, slash appunto il prima o poi smetto anche di dire appunto, datemi tempo. Stavo dicendo, slash appunto il nostro indice, nel nostro caso regioni. Ora qua dobbiamo andare a togliere il doppio slash, che è un errore di battitura. Slash meno search, punto di domanda Q uguale. Ora gli diciamo appunto che vogliamo tutti, solo i dati della denominazione, di quelli che hanno come denominazione, che hanno come indice denominazione regione Lombardia. O meglio, se prendiamo il nostro JSON appunto, qua abbiamo il campo, la chiave, denominazione regione, ora noi diciamo che vogliamo solo quelli, i dati relativi appunto alla Lombardia, quindi, ok, regione punti Lombardia, come vedete ce li torna. Ovviamente se vogliamo vederli meglio dobbiamo mettere qui dopo Lombardia, gli mettiamo un and pretty, scusate. Bisogna stare un attimo attenti agli apici. Ok, qua abbiamo, ok, end pretty, chiuso apice, come vedete ce li ha tornati, e come vedete ce ne ha tornati 10 perché abbiamo visto prima dobbiamo dirgli anche la dimensione del file. Per sapere qual è la dimensione giusta ci basta andare qui, ci dice che diciamo i dati che hanno come chiave denominazione regione Lombardia sono 36, quindi ci basta andare qui. Dopo Lombardia, prima di pretty, mettiamo un altro and e gli mettiamo un size uguale 36. In questo modo dovremo poterli visualizzare tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Insomma, come vedete, dovrebbe essere 36. Insomma, diciamo questo è un modo per fare delle piccole query semplici. E invece, ora veniamo, diciamo, alle query un po' più complesse. La prima query che andiamo a vedere è quella con il campo match. Allora, che sarebbe quindi tramite questo comando. Ora per utilizzarla dobbiamo un attimo impaginarla nel modo giusto. Quindi appunto vogliamo su regioni fare una ricerca e effettuare una query in cui il campo denominazione regione deve combaciare con Lombardia, e poi qua sotto andiamo a mettere un apice di chiusura, questo perché ora vi spiego meglio.
noi andiamo qui nel nostro terminale, se lo lanciamo, se poi mettiamo l'apice, ci rimane aperta la possibilità di aggiungere altro codice. Quindi se ora noi andiamo e incolliamo il restante, questo qui, come vedete, ci permette di aggiungerlo. E per chiuderlo ovviamente dobbiamo mettere l'apice di chiusura, e come vedete ci ha stampato tutte le regioni che appunto vengono filtrate per Lombardia, che hanno come denominazione Regione Lombardia. Questa è la prima query, è ovviamente una query molto semplice. Ora vediamo se riusciamo a tirare insieme anche qualche query leggermente più complessa. In realtà poi Elasticsearch offre una miriade di possibilità di query, di incrociare dati, eccetera, eccetera. Però ovviamente io vi farò vedere quelle più semplici, poi dovete approfondirle voi se volete, se siete interessati, perché davvero sono un'infinità e bisognerebbe starci su davvero tanto tempo per padroneggiare appieno Elasticsearch. Un'altra query è questa: ad esempio, possiamo usare appunto a incrociare due tipologie di query, diciamo. Quindi creiamo un campo, una query appunto bool, che ovvero ci deve ritornare un vero e un falso, ovviamente quelle che saranno vere verranno mostrate, e in questo appunto bool dobbiamo avere un comando must, quindi ha l'obbligo di combaciare con denominazione regione uguale Lombardia, e deve essere filtrata per un range di data, e per un range. Questo range deve essere basato sulla data, sul campo data, ovvero su, come vedete, data. E la data deve essere greater, più grande, quindi, del 23, 2020. Quindi la copiamo, la incolliamo, quindi dovremmo avere tutti i dati della Lombardia superiori al 23-2020. Andiamo a vedere, qui abbiamo un 29-3 Lombardia, un 28-3 Lombardia, un 27-3 Lombardia, 26, 27, 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
altrimenti, come vedete, oltre non va. E quindi, appunto, come abbiamo visto, continua. Se vogliamo invece tutti i dati inferiori al 20, ci basta mettere LTE, credo, almeno andiamo a vedere. Credo che dovrebbe essere low, L per low e G per great. Però andiamo a verificare, aspettate un attimo, andiamo a pulire un attimo la nostra schermata. Lanciamo, come vedete il primo dato che esce è 4.3, poi abbiamo un 3.3, 2.3, 2020, 1.3, un 29.2, eccetera, eccetera, insomma. E quindi, come vedete, anche questa funziona. Se vogliamo mettere un range appunto doppio, quindi che sia, mettiamo tra il 20 e il 25, possiamo farlo. Vediamo un attimo come si fa. Allora, credo che possiamo farlo in questo modo. Allora, copiamoci un attimo questo. Andiamo qua. Quindi noi qua abbiamo il nostro range, ora un attimo andiamo a capo, abbiamo la data. All'interno della data abbiamo 1-2 graph, 1-2 graph, quindi questa è la chiusura del range. Qua possiamo mettere una virgola, ci copiamo questo. Andiamo a capo, qua gli mettiamo un GTE, mettiamo che vogliamo fare dal 20 al 25.3, forse qua la virgola possiamo toglierla, vediamo se funziona. Ups, non funziona. Was expecting that double quote, quindi cosa avremmo sbagliato? Allora range, apre, chiude range.
filter, qua abbiamo data LTE, proviamo così. Double quote, linea 11, colonna 14. Forse ho scoperto l'inghippo, in realtà il campo dato dobbiamo metterlo una volta sola, quindi questo lo togliamo e quindi abbiamo data aperta LTE, poi forse quindi qua basta mettere una virgola e qua scusate, una virgola. Qua una virgola e qua GTE. Vediamo se così funziona. Allora, non ha dato errore, ma non è neanche ritornato niente. Quindi deve essere più piccolo. Ah, certo. Deve essere inferiore al 25, scusate, al 25 e più grande del 20, quindi le date vanno invertite. Forse così dovrebbe andare. Facciamo clear. Oops. Clear. Ok, è andato. Quindi 25, 24, 23, 22, 21 e 20, e come vedete non va oltre il 20. E qui ci ha ritornato 6 dati appunto, perché dal 20 al 25, contando che appunto conta il 20, credo per una questione di orario. Sia dentro o il 20, ma per volerlo proprio togliere il 20 abbiamo dovuto anche specificare l'ora. Comunque, come vedete, con quel range di date anche funziona. Ovviamente il campo range potete utilizzarlo anche per altri valori. Ad esempio, se andiamo nel nostro JSON, abbiamo il totale casi, se vogliamo, possiamo usare questo, e quindi possiamo dire che vogliamo vedere i casi superiori a 100. Quindi invece di data mettiamo totale casi qua, quindi li vogliamo superiori a 100, quindi anche qua dove c'è greater than dobbiamo mettere 100, e anzi andiamo su numeri un po' più alti in modo da filtrare più dati, perché facciamo di essere superiore a 3000 e inferiore a 4.000, 4.000, quindi totale casi, LTE, ritornaci i dati in Lombardia, che sono superiori a 3.000 e inferiori a 4.000. Quindi tac, toc. Vediamo pure un attimo la nostra schermata. E come vedete ci ha ritornato solo un caso, che è quello del 7.3, in cui il totale casi era di 4.000, 3.420. Proviamo un attimo a cambiare i dati, però aspettate, prima di farlo ripristiniamo questo come prima, perché questo poi se lo troverete nel repository, quindi non voglio che non voglio appunto che vi prendiate queste piccole query. Quindi ok. Facciamone uno più alto, facciamo che deve essere inferiore a 11.000 e superiore a 9.000. Questo dovrebbe ritornarci forse qualche dato in più. Vediamo
no, totale, totale, totale casi 9.820. Proviamo a dargli un po' più di margine per essere sicuri che funzioni, quindi 11.000, facciamo 2.000, boh, questo dovrebbe invece ritornarci qualcosina di più. Elemento pulizia. Ok, come vedete ora qualcosa in più ci è tornato. E quindi niente, così abbiamo visto anche questa query. Poi come vi dicevo ce ne sono molte, 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 molte altre. Se vi leggete la documentazione di Elasticsearch ce ne troverete davvero un'infinità di tutti i tipi. Quindi niente, se volete approfondire poi davvero il vero potenziale di Elasticsearch dovete studiarvelo bene, studiare tutte le vastità di tipologie di incrocio, perché una cosa che forse non vi ho detto. Elasticsearch permette praticamente un motore di ricerca. Non voglio dire come Google, ma comunque permette davvero una vastità di analisi davvero infinita, analisi dei testi, analisi dei dati, insomma, tutto quello che volete. Quindi è un vero e proprio mondo, se siete interessati quindi dovete approfondirvelo. Io qua vi ho solo fatto vedere delle query base, perché così poi potremmo collegarlo dentro Kibana e finalmente vedere qualche grafico. Per questo tutorial invece è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace, ci vediamo alla prossima.